il vecchio tram 1 di Napoli da Poggio Reale al Porto torna in funzione dopo un restyling avvenuto nelle officine di San Giovanni a Teduccio, periferia della città, grazie al lavoro di maestranze e professionalità interne dell'ANM, l'azienda napoletana di mobilità. Solo per una delle due vetture sono state necessarie 700 ore di manodopera, due le vetture d'epoca che oggi hanno ripreso servizio, una delle quali risalente agli anni 60, l'altra agli anni 80. Non tutti i tram però riprenderanno a lavorare a pieno servizio, alcuni, quelli più vecchi, saranno utilizzati in alcune circostanze oppure a fini promozionali come l'organizzazione di eventi a bordo. Il tram 1052 sarà messo in servizio sulla linea 2 San Giovanni-Poggio Reale, mentre la 1029 potrà essere noleggiata anche a singoli cittadini. Dopo l'inaugurazione di rito, sotto lo sguardo curioso dei passanti, il tram è partito per una corsa di prova con a bordo il sindaco Luigi De Magistris.